uno spazio comune che ha per protagonisti bambini e ragazzi dai 3 fino ai 16 anni, in cui divertimento e soprattutto senso di responsabilità, opportunità di nuove conoscenze e relazioni tra bimbi e famiglie rendono la giornata speciale, quello della Fiera Franca. Nina, quanti anni hai? Ho 10 anni. E qui hai una grande bancarella, che cosa hai portato da scambiare? Allora, ho portato varie bambole, puzzle, giochi in scatola e pop-it e altre cose che adesso piacciono molto. Ma ascolta, tu li scambierai questi giochi e hai già visto che cosa ti piace nelle altre bancarelle? Ho visto, sì, un po' peluche e cose, che, cose creative che mi piacciono molto da fare. Vivian, tu cosa hai portato oggi? Delle cose fatte all'uncinetto da me e le ho fatte durante l'anno perché l'anno scorso ho scoperto di questa bancarella e ho voluto fare queste cose che di solito faccio in casa senza venderle. Qua vedo una fragolina. Quanto tempo hai impiegato per realizzarla? Mezz'oretta. Ho fatto delle api, delle galline, delle rane, anche una borsa e un portafogli. E i libri sono scritti da mia mamma e parla della storia del nostro cane. Andrea, lei è il papà di Vivian. Che cosa ha portato oggi Vivian? La voglia di far vedere quello che fa. Tutto l'anno si è messa a sferruzzare e preparava delle cose. Infatti da lei è proprio la voglia di mettersi in gioco e di far vedere le cose che fa. Che cosa esponete oggi nella vostra bancarella? Io ho fatto braccialetti stile macramè con del filo che avevo già e poi ho preso la passione, quindi abbiamo comprato anche altro, e delle bacchette fatte a mano di stile Harry Potter. Io insieme a lei vendo degli sticker fatti a mano e poi cose che avevo in casa che non uso più. Complimenti, ma è la prima volta che partecipate quest'anno? Io sì, lei. Io è da 2 o 3 anni, anche di più, che faccio. Quindi sei un'esperta tu. Sì. Anche le Barbie qua vedo. Sì, tutte cose usate che non uso più e che mi vorrei liberarne anche ricevendo qualcosa in cambio. Abbiamo preso le cose che non usiamo più, come il trolley di scuola, che anche Mystery Game, quello ci sono anche dei giochi da scrivere, da indovinare. I miei prezzi sono questi speciali di Paperino, 3 euro, perché sono speciali, appunto. Poi vengono 1,50 euro quelli normali e quelli di Diabolic 2 euro. I puzzle vengono 5 euro l'uno. Hai già visto che cosa ti piace in giro? Sì, le carte Pokémon, i contenitori Pokémon e c'è uno yo-yo che mi piace. Abbiamo esposto degli orecchini, occhiali da sole, quei pacchettini sono delle saponette, poi le collane, i braccialetti invece quelli lì li faccio io. Sì, anche tu li hai fatti? Ma quelli lì oro e verdi. Tullio, questa è la bancarella delle grandi occasioni, che cosa hai? Ma i giochi che non utilizzo più e poi con i soldi che guadagno compro altri giochi. Riccardo, tu hai venduto subito appena sei arrivato. Sì, sono arrivato, praticamente mi passa una signora con un bambino piccolino, gli dico siete interessati a qualcosa? Loro dicono sì, ci piacerebbero queste 3 auto, queste qui, e io ho detto verrebbero 5 euro a testa. Più o meno, e loro dicono, ah va bene, ve le prendo subito. Subito sono arrivato e dico, ma se continua così la banca non torna a casa senza niente. La pesca della fortuna che facciamo ogni anno, di consueto. Rende tu, io giro con questo coso, abbiamo girato anche tutto il viale, solo per 50 centesimi perché dai. L'offerta. Facciamo l'offerta per oggi, pescate un biglietto e quello che trovate ve lo diamo alla nostra bancarella.